La saga di Total War è sempre stata incentrata su avvenimenti storici, dall'Impero Romano alle guerre napoleoniche, attraverso epoche storicamente accurate e realmente esistite. In questo nuovo capitolo, invece, la Creative Assembly si è concentrata sul mondo di Warhammer Fantasy, un'ambientazione diversa dal solito, che introduce nella saga elementi nuovi, come la magia, creature mostruose e orripilanti, razze diverse ed eroi leggendari. Una sfida sicuramente impegnativa per gli sviluppatori, che sono riusciti però a portare al pubblico un gioco in grado di catturare, almeno in parte, l'atmosfera del celebre gioco da tavolo. In Total War Warhammer troviamo molti cambiamenti rispetto ai vecchi capitoli della saga. Data la natura fantasy di questo titolo, gli sviluppatori hanno introdotto nuovi elementi all'interno del gioco, e ne hanno però semplificati altri. Nella modalità campagna, infatti, potremo impersonare 4 differenti razze, 5 contando anche i guerrieri del caos, ognuna con le sue caratteristiche uniche e degli obiettivi specifici per raggiungere la vittoria. I nani, per esempio, avranno delle unità con una forte disciplina, ma dall'alto costo di mantenimento, una zona iniziale molto vantaggiosa ed un'economia molto forte. I pelle verdi, invece, non potranno commerciare e dovranno costantemente combattere per mantenere un buon morale delle truppe. Queste, insieme a molte altre peculiarità, contribuiscono a rendere unica ogni fazione. Una menzione speciale merita il tutorial, molto dettagliato e utile soprattutto a chi si avvicina alla serie per la prima volta. Il consigliere, infatti, ci fornirà utili suggerimenti durante l'introduzione e nelle fasi successive di gioco, spiegandoci anche le componenti più complesse. Aspetti anche le retrovie dei nemici dove possibile. Il loro coraggio crollerà se si troveranno circondati. Finito il combattimento introduttivo, veniamo catapultati nel mondo di gioco, come al solito diviso in due parti ben distinte: la sessione gestionale, con visuale della mappa di Warhammer dall'alto e amministrazione delle unità ed insediamenti, e quella più tattica dei combattimenti tra eserciti. La parte gestionale è stata rivista leggermente e snellita di alcune complessità, come la gestione approfondita della felicità, tassazione e crescita degli insediamenti. Questo potrebbe far storcere il naso agli appassionati dei Total War, ma bisogna anche considerare che essendo state introdotte diverse razze, ognuna di queste avrà delle particolarità uniche che contribuiranno ad ampliare la varietà dell'esperienza di gioco. La diplomazia rimane invece pressoché invariata dai vecchi Total War, utilizzando il sistema solido già visto in Rome 2. Quindi, dove da una parte abbiamo un sistema semplificato, dall'altra troviamo una diversità arricchita. Le battaglie si sono infatti evolute. In questo Total War, come non mai, troviamo delle battaglie epiche e brutali. Con l'introduzione di creature del mondo di Warhammer, quali troll, demoni e altre mostruosità, sarà molto più complesso infatti gestire gli scontri. Viene comunque mantenuto un equilibrio di carta, forbice e sasso tra le unità, ben noto ai fan della serie e degli strategici in generale. Questo a discapito delle abilità speciali delle unità di fanteria e cavalleria di base, ora riservati solo a pochi tipi di unità. La magia è un'altra nuova grande introduzione all'interno delle battaglie. Essa si basa sui venti della magia visibili dalla mappa di gioco. Trovandoci nelle loro immediate vicinanze, le nostre riserve di mana aumenteranno. Gli stregoni possono essere il Lord stesso a capo dell'esercito o un eroe che lo affianca. Queste unità speciali potranno utilizzare delle abilità uniche attingendo le riserve di mana. Queste abilità potranno essere devastanti se usate al momento giusto o risultare completamente inutili quando sfruttate male. L'intelligenza artificiale sembra essere stata studiata a fondo in Total War Warhammer. Infatti, nella fase gestionale, essa reagirà in maniera realistica alle nostre decisioni, mentre nelle fasi di battaglia metterà in atto tattiche ben pensate a tutti i livelli di difficoltà. A volte si possono notare delle leggere incertezze nei movimenti di alcune unità. Questi però sono casi isolati che non vanno a inficiare troppo sull'esperienza di gioco. A Total War Warhammer è stata data una forte impronta GDR. Questo si nota soprattutto dalla gestione di Lord ed eroi, che si potranno, oltre che rinominare, equipaggiare come meglio si crede e potenziarne le abilità personali, divise queste in rami, forse però un po' troppo lineari. Per quanto riguarda il multiplayer, le modalità presenti sono la campagna in cooperativa e le battaglie multigiocatore. La prima ci consente di giocare la modalità campagna con un amico, la seconda invece è essenzialmente una normalissima battaglia combattuta però con un giocatore invece che con l'intelligenza artificiale. In questo senso si sono perse le meccaniche approfondite presenti in Shogun 2. Dal punto di vista tecnico non c'è molto da dire. Ho provato il gioco con una GTX 770 e con queste impostazioni grafiche. Gli
Gli FPS erano un po' altalenanti, ma tutto sommato l'esperienza era godibile. La grafica non fa gridare al miracolo, ma sembrerebbe molto scalabile e quindi giocabile anche su PC non molto performanti. Decisamente molto ben dettagliate le unità e gli edifici, con insediamenti unici e ben caratterizzati. Un po' meno dettagliati i terreni di gioco. Vista la mancanza delle battaglie navali, ci si aspettava forse qualcosa di più anche dalle battaglie sotterranee, come ad esempio la possibilità di sfruttare le formazioni rocciose per influenzare l'esito della battaglia, cosa non possibile all'interno del gioco. Questo Total War Warhammer potrebbe guadagnarsi il dissenso dei più tenaci fans della serie Total War, mentre risulta eccezionalmente apprezzabile dai fan di Warhammer e da chi si avvicina per la prima volta a questo brand. Considerato tutto quello detto finora, il voto finale è sicuramente un 8, anche considerando la spinosa faccenda del DLC dei Guerrieri del Caos, attualmente disponibile gratuitamente per coloro che attiveranno il gioco entro una settimana dall'uscita. Una volta che saranno rilasciate tutte le espansioni e i DLC, questo capitolo potrebbe diventare il più vasto della saga. Per ora rimane comunque un titolo divertente in grado di intrattenere per svariate ore di gioco, e i piccoli difetti tecnici saranno molto probabilmente corretti già con la patch del giorno di rilascio. Il mio capo è Karl Franz, colui che brandisce Galmaraz. Ma mentre lotta per mettere al sicuro lo status di imperatore, il suo regno rinforzerà la nazione o la condurrà alla rovina.